questa di origine francese, suggestiva, dolce e poetica, la prima strofa fa discendere per muto sentiero dai campi del cielo l'amore, con la A maiuscola, che è per l'anime dei fedeli redenzione, li invita a cantare ai popoli tutti, gloria all'Altissimo. Ritorna, come vedete, il canto dei serafini che infiamma il cuore per aprire l'animo alla speranza e all'amore. Thank you.
davanti al Re, ora che il bimbo è nato, davanti al Re ci inchiniamo insieme per adorarlo con tutto il cuore e verso di Lui eleviamo canti di gloria al nostro Re vero. L'altro canto, Inni a Maria della Neve. Questo canto, forse non liturgico, che affonda nelle tradizioni del popolo di Lago Negro, lo proponiamo nell'unica versione armonizzata dalla stessa direttrice del coro, la professoressa Fernanda Lucibello. E come lagonegrese ha sentito l'obbligo di tramandare per iscritto la melodia e fino ad oggi veniva affidata alla sola memoria orale. Sentito e partecipato in occasione dei festeggiamenti alla Madonna di Sirino da tutto il popolo fedele, il canto in alcune sue strofe recita con ingenuità una proposta di celeste affiliazione al figlio, confidando nella certezza che se lei madre ci presenta come suoi figli, Cristo non potrà rinnegarci. Per mezzo di Maria, il progetto di redenzione con la nascita di Gesù storicamente si è avverato. Il coro prende il nome proprio da questo appellativo alla Madonna Santissima ad Inis. L'ultimo canto è il Jubilate Deo, canto finale. Lasciamo parlare il testo tratto dal Salmo 99. Acclamate al Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi. Suo popolo è gregge del Suo pascolo. Varcate le Sue porte con inni di grazie, i Suoi atri con canti di lode, lodate, benedite il Suo nome, poiché buono è il Signore, eterna la Sua misericordia, la fedeltà per ogni generazione.
spontanea vostra.
sindaco è al corrente di questa anteprima. A partire dalla prossima settimana, la nostra Madonna di Sirino, l'effigie della Madonna di Sirino con il nostro santuario, per un mese intero attraverserà la città di Roma, perché l'effigie, in formato gigantografia, saranno affisse in 18 mezzi del servizio urbano di Roma, la nostra Madonna di Sirino con il santuario. Quindi chi si troverà a Roma per un mese a partire dal 18, se non sbaglio, potrà anche, adesso il sindaco, dire anche perché tutto questo. Voi sapete che la Basilicata ha esposto e ha regalato il presepe il Vaticano, quello che è stato esposto e inaugurato giorni fa a Roma. E quindi, siccome questo passerà come spot dei santuari regionali, e quindi è stata inclusa anche la nostra Madonna di Sirino, e quindi è un grande onore, e la nostra Madonna di Sirino attraverserà le vie principali di Roma. Adesso invito nuovamente la dottoressa, la responsabile
per consegnare degli attestati, poi consegneremo, perché dopo aver seminato adesso dobbiamo raccogliere, quindi adesso ascolteremo e vedremo quanto abbiamo raccolto. Complimenti a tutti voi cuori che avete cantato in maniera divina. Sono contenta di aver conosciuto questa nuova realtà che è Lago Negro e credo, e dopo vedremo dalle donazioni che ci porteranno, che sicuramente sono molto alte, che abbiamo cantato tutti un coro. Il coro polifonico l'abbiamo fatto anche noi qui a Lago Negro. E questo sono entusiasta e contenta, quindi si aggiunge una gemma, quella di Lago Negro, a Teleto, grazie. E ho portato degli attestati per tutti quanti voi, primo fra tutti Don Mario Tempone della parrocchia, perché è il padrone di casa. Grazie per averci ospitato e per aver ospitato una manifestazione di Teleto. Di chiudere un accordo con l'ARC di Roma, dove verrà appunto
abbiamo messa l'effigie della nostra Maria Santissima a Nimes, si girerà per alcuni giorni sul territorio della città di Roma e darà promozione e lustro alla nostra città. Grazie, buona serata a tutti. Con gli auguri di Natale, quindi buon anno.
Si saluta in tono polifonico con il canto finale. Ah, tutti i cori. Non lo sapevo. Tutti i cori, sì. Scegliere la stessa.